tra i nuovi casi in regione, ma a fronte di quasi la metà dei tamponi. C'è una nuova vittima, un 90enne di Pasian di Prato. In Italia sale al 16,3% la percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati. Politica e scienza al lavoro per definire nuove misure restrittive che dovrebbero arrivare domani. Tra le soluzioni al vaglio, la chiusura dei centri commerciali nei weekend e la limitazione degli spostamenti per gli over 70. La CGIL giudica gravissima la carenza di personale sanitario nell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Da fine 2018 a settembre 2020, 198 dipendenti in meno e straordinari che potrebbero arrivare a fine 2020 a 300.000 ore. I crisantemi non conoscono crisi. In Friuli Venezia Giulia non si risparmia sull'omaggio ai morti e non si rinuncia al saluto ai propri cari defunti. Mattarella commemora le vittime del Covid uniti per sconfiggere la pandemia. Buona la prestazione dei bianconeri, schierati con la difesa a 4, giocano a lungo alla pari dei rossoneri, ma sono fatali due disattenzioni difensive. Finisce 2-1 per il Milan. Buonasera a tutti e buona domenica. In apertura il riepilogo quotidiano serale dell'andamento del contagio da Covid in regione. I numeri nelle ultime 24 ore parlano di 403 nuovi casi, poco più di 3.700 tamponi e un decesso. Facciamo il punto con Luciani Delfonso. 403 nuovi positivi e un decesso frena nelle ultime 24 ore il numero dei contagi da Covid-19 nella nostra regione, ma diminuisce drasticamente anche il numero di tamponi fatti, solo 3.740, poco più della metà di ieri. A perdere la vita un anziano di 90 anni residente a Pasian di Prato, spirato in ospedale a Udine. I decessi complessivamente ammontano a 398, 208 a Trieste, 92 a Udine, 87 a Pordenone e 11 a Gorizia. Salgono a 38 i pazienti in cura in terapia intensiva e toccano quota 180 i ricoverati in altri reparti. Le persone colpite dal virus in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.244, di cui 4.138 a Udine, 3.773 a Trieste, 2.040 a Pordenone e 1.173 a Gorizia, alle quali si aggiungono 120 persone da fuori regione. Attualmente le infezioni sono 5.440, tra loro alcuni casi di importazione con cittadini rientrati da Romania, Croazia, Serbia e Argentina, ma anche 21 nuovi casi di persone ospitate all'interno delle RSA della nostra regione. Sono 18 invece gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture. Sul fronte del sistema sanitario regionale, da registrare nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di tre infermieri e un medico, in quella Giuliano Isontina di un amministrativo, del Friuli Occidentale di due OS, tre infermieri e un'ostetrica, da aggiungere anche un professionista sanitario al Burlo Garofalo di Trieste. Per quel che riguarda le scuole, si registrano due studenti contagiati, uno al liceo Petrarca e l'altro alla primaria Rossetti, entrambe di Trieste, oltre a un operatore e un insegnante della primaria Gaspardis, sempre di Trieste. I focolai nei comuni della nostra regione. Cominciamo da Faedis, dove il sindaco Claudio Zani, attraverso un post su Facebook, ha comunicato che sul territorio comunale ci sono 23 persone in isolamento e 7 in quarantena a causa Covid. Io, dice il sindaco, sono ancora tra i 23 e la mia situazione sta migliorando, quindi tra i 23 positivi. Ho sentito anche gli altri, uno in ospedale e 21 sono a casa e stanno abbastanza bene. Da Faedis ci trasferiamo, andiamo a Cormons per la comunicazione del sindaco Roberto Felcaro, che comunica che i positivi nel territorio comunale sono saliti a quota 29, di questi ci sono due ospedalizzati non intubati e non a rischio della vita. Però c'è anche una buona notizia, perché tutti i tamponi effettuati sugli ospiti della residenza La Chiase sono fortunatamente risultati
negativi. Tra i positivi c'è anche un lavoratore del comune, non presente in sede da più di una settimana, ma all'interno di Palazzo Locatelli sono stati comunque eseguiti tutti i protocolli di sicurezza, compresa la sanificazione, sono state seguite tutte le indicazioni dell'azienda sanitaria. Ovviamente tutti i primi cittadini invitano la popolazione a seguire quelle che sono le regole di prevenzione appunto per il Covid-19. C'è una denuncia che arriva dalla funzione pubblica CGIL di Udine, che giudica gravissima la carenza di personale nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Nelle ultime settimane, scrive il segretario provinciale, è partito il tentativo di coprire le carenze nei reparti ricorrendo a chiusure indiscriminate di presidi sul territorio e spostando il personale di qua e di là. Ma così si coprono buchi di attività aprendo voragini da altre parti. E significativo il fatto che siamo come regione nel fondo classifica come personale dedicato al tracciamento del percorso del virus e dell'individuazione dei contagiati. Sentiamo. Definisce gravissima la carenza di personale nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il segretario provinciale della funzione pubblica CGIL di Udine, Andrea Traunero. Sono 2 anni, spiega, che nell'azienda si taglia l'organico. Al 31 dicembre 2018 la stessa contava 7.382 dipendenti, al 30 settembre di quest'anno invece 7.184, 198 in meno. Se nel 2019 le ore di straordinario sono risultate 215.251, stimate pari al lavoro che avrebbero svolto 130 dipendenti, solo nel primo semestre di quest'anno, fa presente ancora FP CGIL Udine, sono state oltre 149.000, con una proiezione su tutto l'anno intorno alle 300.000, corrispondenti all'assunzione di 186 operatori tra infermieri, OS, assistenti sanitari, tecnici di laboratorio e di radiologia, personale amministrativo, tracciatori. Il personale libero dal lavoro è stato richiamato per coprire vuoti d'organico circa 9.000 volte nel corso del 2019 e circa 5.000 nel primo semestre di quest'anno con una pandemia in atto. Invece di aumentare l'organico per fronteggiare il Covid, lo si è fatto scendere di quasi 200 unità, inaccettabile, afferma Andrea Traunero, una vera debacle per l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e per la regione che doveva programmare e realizzare da tempo le assunzioni che servivano. Ora, continua il segretario provinciale della funzione pubblica CGIL di Udine, al di là di roboanti dichiarazioni di autoelogio da parte di chi doveva fare e non ha fatto, tutto il carico di lavoro e lo stress conseguente si abbatte per la seconda volta sul personale degli ospedali e dei distretti. Tutti stanno dando il massimo come nella prima fase, ma per reggere l'impatto hanno bisogno di nuove e urgenti immissioni di personale nei reparti e nel territorio. All'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e alla Regione chiediamo fatti. Adesso. Andiamo ora a vedere l'andamento del contagio in Italia. Nelle ultime 24 ore diminuiscono i contagi per Covid, sono 29.907, circa 2.000 meno di ieri, ma a fronte di oltre 30.000 tamponi in meno. L'incremento delle vittime è di 208 in 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939, i nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936 per un numero complessivo di 18.902 persone ricoverate in ospedali. I dati comunque sono stabili rispetto a ieri. Quello che muta è invece il rapporto tra il numero di positivi e il numero di tamponi fatti. Nelle ultime 24 ore la percentuale è salita, è arrivata al suo massimo, 16,3%. È sempre più critica la situazione in Lombardia, 8.607 nuovi casi e quindi insomma la situazione anche per esempio a Milano, solo Milano rimane la zona più colpita con 3.695 nuovi casi, 54 sono i decessi in Lombardia. E intanto è stata una giornata di confronto tra le varie forze politiche, ma anche tra il Comitato Tecnico Scientifico, le regioni e i comuni per quanto riguarda il nuovo DPCM che quasi sicuramente conosceremo domani. E adesso, mentre vi parliamo, in corso c'è la riunione tra il Premier Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza
al governo. In mattinata invece c'è stato un vertice tra governo, regioni, province e comuni. Su che cosa, quali sono, diciamo così, le misure al vaglio? Beh, intanto le regioni spingono per il coprifuoco. Poi sul tavolo ci sono la chiusura dei centri commerciali nel weekend e anche delle sale da gioco, le limitazioni di spostamento tra regioni e un lockdown per gli over 70, mentre domani mattina alle 9 ci sarà un altro confronto che potrebbe essere quello decisivo per arrivare alle nuove restrizioni. Sentiamo. Anziani over 70 a casa per proteggerli dal contagio da coronavirus. Centri commerciali chiusi nel weekend, coprifuoco alle 18, stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie. Restrizioni alla mobilità regionale e tra regioni. Chiusura delle scuole in base all'indice di contagiosità RT locale. Sarebbero queste le principali misure proposte e discusse stamani al vertice tra il governo, rappresentato dai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia, le regioni, i comuni e le province, in vista del nuovo DPCM atteso tra domani e martedì. E proprio le regioni avrebbero chiesto misure uniformi per tutta Italia, con chiusure pianificate a livello nazionale in maniera chiara sulla base del rischio, così come era previsto nel documento del Comitato Tecnico Scientifico. Si è discusso inoltre a lungo delle limitazioni degli spostamenti tra regioni e nelle ore serali, con il ministro Boccia che avrebbe rimarcato la vicinanza del governo nazionale nel caso in cui sindaci e governatori decidessero per eventuali ulteriori restrizioni condivise a partire dalla mobilità regionale, sottolineando come ogni presidente di regione potrà intervenire in base alle esigenze e criticità del proprio territorio. Allo stesso tempo, a nome dei sindaci d'Italia, capitanati dal presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, è stato chiesto, ad esempio, la gestione dell'emergenza alimentare, assegnando nuovamente agli amministratori locali i fondi per i buoni spesa per le famiglie più fragili, prassi che ha ben funzionato durante la prima ondata di Covid-19. Tutto sarà deciso nelle prossime ore. Un nuovo confronto tra governo, regioni, province e comuni, infatti, è stato fissato per domani mattina alle 9. Andiamo anche a sentire le ultime per quanto riguarda il contagio nel vicino Veneto. Un'altra giornata all'insegna di un alto numero di contagi, ma si intravede qualche spiraglio. Sentiamo Rosario Padovano. Continuano a crescere i casi di Covid-19 in Veneto, che oggi registra comunque diverse centinaia di contagiati in meno rispetto a ieri, 2.300, ieri erano oltre 3.000, per un totale di 59.253 infetti dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce il bollettino giornaliero della Regione Veneto. Pesante il bilancio dei morti, con altre 17 vittime che portano il dato complessivo a 2.418. La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, più 5 rispetto a ieri, 132 malati. I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 832. I soggetti attualmente positivi sono 31.414, più 2.235. Gli ultimi giorni in Friuli Venezia Giulia sono stati giorni di protesta, giorni in cui le categorie penalizzate dall'ultimo DPCM sono scese in piazza per far sentire la propria voce. Ieri sera a Udine il popolo delle partite IVA si è riunito in piazza 20 settembre, piazza davvero gremita con le distanze che non sempre sono state rispettate e ci sono stati alcuni momenti di tensione. Vediamo. Questa manifestazione l'ho organizzata io. No, 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 la gente che l'ha organizzata, non l'ho organizzata io. No, no, noi siamo venuti. Tantissime le persone riunite, un evento che l'associazione ha voluto e vuole trasversale e pacifico, però ci sono state delle tensioni, ci sono state anche due sorte di fumogeni, persone che ha chiesto la parola, tensioni non da poco. La parola, come vede, noi la stiamo dando.
a persone che vogliono esprimere la loro opinione in civiltà. Quelli che mettono i fumogeni, che tirano i petardi e quant'altro, quelli è meglio che escano dalla manifestazione, perché questa è una manifestazione pacifica e trasversale dove si esprimono il proprio dissenso, ed è corretto perché è giusto poterlo fare, ma non vogliamo violenze. Lei ha rilanciato un appello ben preciso, delle proposte ben precise, tra cui lo sciopero fiscale. Sì, io ho fatto delle proposte ben precise, perché noi come comitato Partite IVA Italia, comitato nazionale Partite IVA Italia, abbiamo fatto un manifesto con 10 punti basici e sono stati già inviati con una lettera e una mozione di sentimento al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Presidente Conte, a tutti i Presidenti di Regione. Fedriga ci ha risposto dando la sua solidarietà e noi chiediamo che, se non vengono rispettati questi 10 punti o ci vengono incontro, chiediamo lo sciopero fiscale, perché riteniamo che lo sciopero fiscale sia l'arma migliore per farci ascoltare, più di questa piazza. Ovviamente gli esercenti in primis vogliono che si possa ritornare a riaprire con un allungamento degli orari. Sì, è una richiesta che noi abbiamo fatto anche con una lettera che abbiamo inviato sia a Fedriga che a tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo chiesto che riaprano i ristoranti fino alle 23, che riaprano i bar fino alle 21, che riaprano le pizzerie, le palestre, i cinema, perché appunto nei cinema fino adesso in tutta Italia si è contagiato uno solo, quindi non c'è una motivazione logica per chiudere un cinema. Con la cronaca andiamo ora a San Donà di Piave per mostrarvi le immagini di un gravissimo incidente, di un incidente mortale causato dalla nebbia in cui ha perso la vita un ragazzo. Esce di strada dopo una cena tra amici, lo trova morto suo padre perché non lo vedeva rincasare. Dramma colossale questa mattina a Mussetta, frazione di San Donà di Piave, dove ha perduto la vita un ragazzino di soli 22 anni, Alessio Bragato di Eraclea. Il giovane probabilmente era uscito di strada alle 2 di questa notte, ma il padre lo ha trovato sotto la vettura capovolta diverse ore dopo, alle 7. Era figlio unico. Sul posto gravava una fitta nebbia da molte ore. Sono intervenuti il SUEM 118 e i pompieri, ma non c'è stato nulla da fare. Indaga la magistratura di Venezia, che entro poche ore deciderà per il nulla osta. Un terremoto di magnitudo 4,7 ha scosso nel primo pomeriggio la Dalmazia centrale con epicentro a 25 km da Zara. La scossa è stata avvertita in tutta la Dalmazia, in parte anche in Bosnia, creando, specie nella zona di Zara, un po' di panico. Il sisma è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nell'area di Trieste. Secondo un aggiornamento della segnalazione preliminare della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, la scossa è stata registrata a 187 km da San Dorligo dalla Valle, al confine con la Slovenia. Diverse persone hanno confermato anche attraverso i social di aver sentito la scossa in centro città e nelle zone periferiche. Sono giornate queste dedicate anche al ricordo dei morti. Mattarella lo ha fatto facendo visita a un cimitero nel Bresciano, ha ricordato i morti da Covid con un appello: mettiamo da parte partigianerie e protagonismi. In questi giorni dedicati al loro ricordo, sono venuto qui per rivolgere il pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia. Ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato dal dovere della responsabilità di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave, mettendo da parte partigianerie, protagonismi
egoismi, per unire gli sforzi di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e quale che siano le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese. Coronavirus o no, le persone non rinunciano in questi giorni a rendere omaggio ai propri cari defunti. Siamo andati al cimitero di San Vito a Udine. Nonostante ci sia il Covid, la situazione prosegue bene. Il lavoro non manca, l'affluenza al cimitero è molta. Si vendono molti crisantemi, composizioni, fiori finti, vasi di diverse dimensioni e l'andamento del mercato è positivo. I prezzi quest'anno come sono? Ma i prezzi sono in linea con gli scorsi anni, i fornitori continuano ad arrivare e prosegue bene il lavoro. Ecco. Ma Covid o non Covid non si rinuncia a commemorare i propri cari? Eh beh, per forza, anzi in questa circostanza ancora di più, visto quello che è successo. Avete preso anche voi crisantemi, piante? Sì, li abbiamo già acquistati, però prima, non adesso. Come prezzi quest'anno, come vi sembrano? Ma se li prende ai supermercati costano di meno, se li prende in certi negozi il prezzo è molto superiore. Covid o non Covid, le persone non rinunciano a rendere omaggio ai propri cari? No, quest'anno come gli altri anni, diciamo che la gente ha preferito gli altri giorni durante settimanali che rispetto al fine settimana o gli ultimi due giorni, insomma. Diciamo che il flusso c'è stato. I più richiesti come sempre i crisantemi? Sì, crisantemi, rose, come da ogni anno un po' di tutto, diciamo. Sul fronte rifornimenti, anche sul fronte prezzi, come sta andando? Siamo stati quasi in linea come gli anni scorsi. Cosa ha scelto lei, crisantemi o altri fiori? Sei mia moglie che è andata dentro, perché i crisantemi li avevano già presi, dei fiori per mettere una colombaia. I prezzi quest'anno come le sembrano in proporzione agli anni scorsi? No, mi sembra più o meno simili. E siamo allo sport con l'Udinese che oggi alle 12.30 ha sfidato il Milan alla Dacia Arena ricalcando un copione già visto. Una buona prestazione con tanti singoli in evidenza, ma alla fine è arrivata un'altra sconfitta, la quinta in sei partite. Cade ancora alla Dacia Arena l'Udinese che perde 1-2 contro il Milan nel lunch match della sesta giornata di Serie A. Gotti cambia modulo, riabbraccia Musso, lancia Pussetto e Deulofeu e passa alla difesa 4 anche in campionato dopo il positivo esperimento provato in Coppa Italia. La squadra non sfigura, ci prova ma incappa ancora una volta in una sconfitta immeritata e ora i KO sono 5 in 6 gare. Il match in avvio si dimostra molto tattico con le due squadre che si studiano e non concedono spazi, almeno fino al minuto 18 quando il Milan sblocca il punteggio. Bennacer sventaglia per Ibrahimovic che sorprende l'Arsenal alle spalle. Lo svedese controlla e vede l'inserimento di Kessié che viene dimenticato dalla retroguardia friulana. L'ivoriano spara sotto la traversa e porta in vantaggio i rossoneri. L'Udinese poco dopo avrebbe anche la possibilità di pareggiare su un errore in impostazione del Milan, ma il tocco di Pereira per Deulofeu è leggermente lungo e costringe lo spagnolo a calciare col mancino con la palla che termina alta sopra la traversa difesa da Donnarumma. Nel finale di tempo ci prova Ibrahimovic da fuori, ma Musso non si fa sorprendere e si va al riposo sul punteggio di 0-1. Nei secondi 45 minuti però l'Udinese pareggia subito, Pussetto supera Romagnoli che sfiora il pallone ma stende anche l'argentino per Di Bello. Non ci sono dubbi, calcio di rigore per i bianconeri che tornano dal dischetto dopo una vita. L'ultimo infatti l'avevano calciato addirittura il 7 aprile 2019 contro l'Empoli. Dagli 11 metri si presenta De Paul che non sbaglia e firma l'1-1. Il match a questo punto si accende con entrambe le squadre alla ricerca dei tre punti, anche se occasioni clamorose non se ne vedono. All'83esimo però ecco la beffa, Rebic butta in aria il pallone, la sfera si impenna e Ibrahimovic in acrobazia beffa Musso per il 2-1 finale. L'Udinese non riesce a reagire e di conseguenza ad acciuffare un pareggio che meriterebbe. Finisce 2-1 per il Milan, i rossoneri restano in vetta, l'Udinese resta giù e venerdì prossimo affronterà il Sassuolo. Andiamo a sentire uno dei protagonisti del match, Nacho Pussetto. Peccato per il risultato perché penso che un pareggio stava bene, ma bisogna continuare a lavorare adesso. Sappiamo che questa è la strada giusta e bisogna un po' di tempo.
Per quanto riguarda il cambio modulo, che oggi si è visto dal primo minuto anche in campionato, ben si sposa con le tue caratteristiche, lo si è visto, la squadra comunque ha creato, però contro il Milan, che non ha concesso nulla, c'era la necessità di maggior cattiveria nell'incursione dalle fasce. Sì, oggi abbiamo cambiato un po' il modulo, abbiamo fatto molto bene, sappiamo che magari ha bisogno di tempo, di lavorare, di mettere a posto tutto, perché ci siamo un paio di nuovi giocatori che dobbiamo ancora conoscere con i compagni. Però niente, peccato per il risultato, sono un po' triste per quello, perché avevamo fatto una partita bella e meritavamo di più. Ecco, una considerazione anche sulla classifica, perché questa squadra ha il potenziale per stare più in alto, ora però effettivamente 5 sconfitte nelle prime 6 partite iniziano a essere un po' tante. Sì, quello lo sappiamo. Sappiamo che la classifica non è quella che meritavamo, però è questo oggi. Quindi da domani in poi dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere la testa a tutti e sappiamo che la partita di venerdì contro Sassuolo sarà molto importante e aspettiamo di prendere punti e portare a casa qualcosa. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Udinese TV.